bellissimo. Ciao ragazze, ciao ragazzi, sono ancora più felice del solito perché è successa una cosa fantastica. Cioè, praticamente mi ha chiamato Max e mi ha detto che hanno messo la connessione nella casa nuova. Non ci posso credere, cioè io non riesco a contenere la mia felicità. Ma non, ancora non ci credo, penso che mi abbia fatto uno scherzo. Cioè, ancora, infatti, sto andando adesso alla casa nuova e sono felicissima, cioè sono incredula, però felicissima. E non lo so se è vero, se mi ha fatto uno scherzo, se è vero, però sono troppo troppo felice. Cioè, questa è la cosa più bella del mondo, la connessione alla casa nuova. Cioè, veramente, voi non sapete noi cosa abbiamo passato con questa connessione, perché praticamente non la potevamo avere, c'era un problema con i cavi, un casino incredibile, quindi era una cosa praticamente che doveva andare per le lunghe, ci potevano volere anche praticamente dei mesi. E invece poi stamattina mi manda questo messaggio e mi scrive: dimmi qual è il regalo che vorresti, una cosa per la casa nuova. Boh, io subito gli rispondo: io non vorrei niente, vorrei la connessione. E lui mi risponde: e allora sì, l'hai avuto, già sta qua. Io, oddio, vabbè, comunque adesso sto andando a vedere, perché se non è vero lo ammazzo proprio. Sono felicissima, più del normale, infatti adesso mi vedrete super super pazza. Tra l'altro si è fatto tardissimo, sono le 3:30, ancora dobbiamo pranzare, abbiamo fatto colazione tardi, però lui mi sta aspettando da parecchio. Ho prima dovuto mettere il video di oggi e poi adesso sto andando, sto poverino mi sta aspettando. Sarà super affamato. Comunque, c'ho sto maglioncino troppo troppo bello, ragazzi, mi piace, me lo sono comprato da poco e l'ho comprato da H&M. Io penso di essere una delle poche persone che nei video fa pubblicità a cose che praticamente compra e che non gli inviano, perché compro quasi tutto. Comunque, l'ho comprato, l'ho pagato pure poco, tipo non mi ricordo se 10 o 15 euro. Sono strafelicissima perché volevo sto maglioncino tipo natalizio. E ho detto, oh, però non volevo spendere tanto. Ho detto, allora ok, posso vedere. Oddio, oh, c'ho sto coso dietro che mi sto portando a casa, che adesso ve lo faccio vedere. È una cosa che mi ha fatto mia mamma. E comunque, però, non so se arriverà intero o si romperà per la strada. Vabbè, comunque, pagato poco, volevo un maglioncino natalizio. Ho detto che okay, me lo compro, me lo so preso. Dopo ve lo faccio vedere meglio, è troppo troppo carino. Cos'altro dirvi? Sono strafelice. Tante di voi nei commenti mi dicono: ma che ti sei fatta? Ma pare che ti sei fatta qualcosa oggi. Ma che mi devo fare? Ma io, cioè, io non bevo neanche la birra, neanche il vino, solo acqua naturale. Sono proprio così natural. Sono proprio, c'ho la droga di bio nel sangue, automatico. Come mi sveglio la mattina, sono felice, veramente. Poi vabbè, adesso sono strafelice perché un po' è Natale, un po' la casa nuova. Adesso poi la connessione. Cioè, pensate che per me la connessione, visto il fatto che comunque ci lavoro con internet per i video e tutto, e cioè per me la connessione è la cosa più importante del mondo. Cioè, io potevo stare anche senza gas, ma per me mi serviva la connessione. Sto capellino me l'ha regalato Max l'anno scorso. Adesso vado a casa, sono troppo troppo felice, non vedo l'ora di scoprire se è vero o di ammazzare Max. Vi farò sapere, vi farò sapere. Uffa, ci sta o no questa connessione? Aia, ci sta. Dai, fatto uno scherzo. ci sta o no? Basta scherzi, se no ti uccido. Dai, dimmi, ci sta. No. Dai, connetti, fammi vedere. Connetti, Sei sporchetta a vedere, scema. connetti, connetti. Togli di scosse scarpe No, da connetti! tappeto. Togli se scarpe Sì, da vabbè, tappeto. connetti, a torto. Sì, dai. Non c'è, ha fatto una scherza, non si vede. Oh, la connessa! Che bella! Abbiamo la connessione! Si immagina i video, la connessione sciabicic, ma che bello! boh. Tieni la connessione sciabicic. Dici a tutti la verità, ovvero che tu sei felicissimo di fare vlog, Vals. Sì, si spruzzo gioia da tutti i pori. È il mio sogno nel cassetto. Fare un I vlogmas. vlogmas. Oddio, sono troppo Sì, felicissima. addio.
possiamo caricare i vlogmas fra qua. Tutti i giorni vlogmas. Yeah! Addio. Me ne vado io. Ciao. Ciao. È un bacino? No. Andiamo alla velocità. E se ci fosse qualcuno che riesce a far fare alle persone quello che vuole lui? Eccola! Oh, è veloce! È velocissima! Ciao ragazze! Sì, ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Non è più tempo per aggiustarti, ormai qualche fatto un secondo, perché ho fatto le sopracciglia. È veloce! Troppo veloce! È Speedy Gonzales! Wow! Finalmente! No. Ti piace come l'ho fatto? No, perché hai tolto tutte le luci che mi vengono. Sì, l'ho fatto più bello così. Evviva, adesso è shabby chic! No, buttali sti cosi rossi, non vanno bene! No! Non vanno bene! Lo metti. No! Almeno uno devo mettere! No! Sì. No! Guarda, non sembra proprio. Guarda com'è bella! Con tutte le lucette, adesso è bianco caldo. Ho messo pure la pecorellina col cappellino. Guarda, okay, ci facciamo, è come se il fiore ci mi ha ricoverato nell'ospedale. No, è bellissimo adesso con le luci bianco caldo, tutto bianco, è proprio un albero shabby chic. Quasi pronto, sto facendo un bel sughettino semplice col basilico e poi vado a buttare queste qua, che è una pasta nuova che ho comprato al supermercato, non l'avevo mai vista. Sono tagliatelle trafilate in bronzo, integrali, fatte con albume d'uovo, quindi sono molto proteiche. Adesso ci mangiamo sta cosina buona buona, vediamo se Max apprezza. È bellissimo, guarda. Ti piace? Troppo bello. No, è bello così. Era da buste latte. Dove vai? Wow, troppo invitanti, dici la verità, Max. Troppo sciabisci. Troppo invitanti. Mangiamo, buon appetito. Stiamo facendo i quadri. I quadri senza martello. Come stai mettendo? Col coltello, non ci ho fatto. Dove stai qua? Però questi sono dei quadri bellissimi. Oh, dissi benzinaio, ma voi siete musulmani. Senti, ma perché? Non tenete sempre con tutti questi cappelli così. Non ci ho fatto male. Oh, va bello questo quadro, eh. Wow. Questo che panorama è? Non lo vedi Vesuvio, guarda. Napoli. Che meraviglia, fatto da lui, eh. Troppo shabby questa cornice, eh? Bellissima. Non è shabby. Come shabby? Va bene così. Dai, mi lasci giocare. Ah, il chiodo ce l'hai, solo il martello ti manco, capito? Così? Vedi, sei la stessa distanza là. Ok, va. Vai. Coltello e chiodo. Zac, 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 zac. Vai, se metti lo stesso paralleli, perché non capite mai che vengono. È venuto bello, che stavano. C'è già un regalo sotto. Guarda, c'è il regalo per te qua sotto, e qua dici già una pecorella. Questo invece, questo come si chiama mai? Un boccione. Questo voglio dire quel metodo. Questo l'hai fatto tu. Come si chiama? Questa è una damigiana del vino. Era una damigiana del vino che lei ha fatto. E ha dipinto tutto, guarda com'è bello, eh? Super shabby chic, bellissima. Questo è lo shabby chic, sapete ragazzi? È una cosa bellissima. Ma quello se è shabby chic, perché lo devo dire? È una cosa bellissima, a parte il mio viso pessimo. Perché praticamente è una cosa di riciclare, vero mamma? Cioè si riciclano le cose. Riutilizzare le cose vecchie Riutilizzare le cose vecchie dandole una cosa di nuovo, un'area chic. Quindi praticamente sì, sì, è bello perché è l'arte del riciclo. Eccolo, il block. Terzo quadro. Questo che cos'è qua? Sempre Napoli, eh? Castel del Lobo. Wow, che meraviglia, guarda qua.
Ma veramente l'hai fatto tu o l'hai comprato? L'hai fatto tu. Io non ci credo che l'hai fatto tu questo curtiello banano. Bellissimo. Con il pennello l'ho fatto, no, con colta. Ma è un buon tipo, stai qua, mio amore, bello. Sono dovuta tornare a casa mia perché devo caricare il video per domani e quindi dovevo fare delle cose utilizzando il mio computer. E quindi questa notizia bellissima è stata un po' inaspettata, quindi devo portarmi il mio computer, le mie cose che mi servono alla casa nuova, quindi purtroppo sono dovuta tornare a casa per finirmi il lavoro al computer. Sono felicissima, è stata una giornata veramente fantastica e adesso mi dispiace dormire a casa mia senza di lui, però mi consolo con i miei bimbini, è vero? C'è già Cookie che Molly, ci sono tutti e due vicino a me, amore. Amore bellissimo. E quindi vi mando un bacio grande. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi auguro una buona notte. Ciao.